dovrebbe avere all'incirca una ventina di film, poi vedremo durante, durante i vari lunedì quelle che saranno le proposte dei nostri ospiti, però cercheremo insieme a Silvio e Franco di proporre un bel pacchetto di film. Detto questo, io vi auguro una buona visione in questo primo lunedì del festival, augurando di vedere sempre una sala del Cinema Mancini così pieno. Grazie a tutti, grazie a Silvio, grazie a Franco e agli ospiti di questa sera, e mi fa piacere siamo qui a Monterotondo. Non potevamo cominciare meglio con un grande regista, Augusto Fornari, della vicina Marcellina, che chiamerei assieme a Franco Montini, il nostro direttore artistico. Grazie, buonasera. La caratteristica del festival, da quando è nato, sono veramente tanti anni, è sempre stata quella di presentare il meglio della produzione italiana e in particolare quei film che magari in una prima uscita per una serie di difficoltà storiche del mercato italiano non hanno ottenuto il successo che meritavano. Però devo dire che noi abbiamo spesso rilanciato i film, abbiamo anticipato poi, come dire, risultati abbastanza clamorosi dei film che sono stati qui in prima battuta a Palombara prima e a Monterotondo ora, e che poi hanno ottenuto dei grandissimi risultati. Io mi auguro che la cosa prosegua come tradizione anche in questa edizione, e quindi la nostra attenzione sarà dedicata ai film di qualità indipendentemente, come dire, dal risultato ottenuto nell'uscita commerciale. Mi fa piacere cominciare con una commedia intelligente, perché poi spesso si dice che le commedie non raccontano il paese, non hanno più quelle caratteristiche della grande tradizione della commedia italiana. Io penso che il film che vedrete questa sera invece si riallaccia perfettamente a questa tradizione. Mi fa piacere quindi aprire con La casa di famiglia. Voglio dire soltanto una cosa che non riguarda il film che vedrete, che io passerei le aspettative, così poi uno rimane sempre più pieno, non è questo che è un film, mi sembra, non vedrete, abbassate le aspettative così poi sì. Ma sono io davvero felice e direi onorato di stare qua, di aprire questo festival, perché io, essendo nativo di Marcellina e ho vissuto fino a 18 anni insomma a Marcellina prima di andare via, noi andavamo a piedi, mi fa particolarmente piacere che poi stasera per una strana coincidenza ci siamo beccati con Mario Bassani, che è un mio amico, siamo cresciuti insieme, che è un cantante, adesso un cantante lirico, è direttore di coro, musicista molto bravo, affermato. Noi da ragazzetti, 13, 14, 15 anni, 16 anni, andavamo certe volte a piedi, perché di domenica non c'erano gli autobus da Marcellina a Palombara, e andavamo a vedere il film da Silvio, e andavamo a vedere il festival, proprio il festival delle Cerase. Io lì ci ho visto Benigni, ci ho visto Verdone, ci ho visto Scola. Chi avrebbe poi immaginato che io avrei debuttato al cinema proprio con Scola? Perché io facevo il fascista in concorrenza sleale, quindi debuttai al cinema proprio con Ettore Scola. Aumenta delle scelte impellenti. Non c'è più posto per i Volta Gabbana, per i Versipelle e per i panciafichisti. Dice che bisogna ripulire gli angolini e noi li ripuliremo. Orpo, se li ripuliremo. Angelo, vuoi un caffè? Crispina, due caffè. Un caffè. Per me è particolarmente, cioè i brividi davvero, perché è particolarmente emozionante venirci adesso da regista. Sono già stato da attore con Placido, con Solo Metro qualche anno fa, con Concorrenza Sleale, credo, insomma, ho avuto occasione sicuramente di esserci come attore, però particolarmente per me, diciamo, gradevole, sono davvero felice di esserci come regista. Speriamo che il film vi piaccia, e buona visione, va bene? Grazie.
Ma funziona, sì. Grazie a Fornari, ancora. Magari forse detto quello di Monterotondo, perché a Palombara non è che ci trattano così, perché abbiamo anche l'assessore Pancaldi e Leoni che sono presenti in sala. Da noi in genere ci vengono a calci in faccia. Vabbè, io ricordavo i tempi di quando ero bambino, insomma, ricordavo dei tempi meravigliosi in cui frequentavo. Mi fa piacere vedere la sala piena, quindi non ci resta che buona visione, a dopo. Grazie.